Siamo qui in fiera e stiamo presentando l'ultima espressione della Tecno Inox, questo forno che vedete si chiama TAP. TAP sta appunto a significare il toccare, tappare direttamente nello schermo, ed è un forno rivoluzionario in quanto è un forno trivalente, quindi un forno che cuoce in tre modalità di cottura che sono convezione, vapore e misto. Abbiamo la possibilità di lavorare con la sonda al cuore, lavorare con il vapore mirato, quindi il vapore a bassa temperatura, vapore forzato, vapore quindi a temperature molto più elevate, fino a 130 gradi, e appunto abbiamo la possibilità di lavorare con le ricette che sono inserite appunto nel nostro forno. Multifood ha la possibilità di lavorare con più ricette contemporaneamente, quindi a seconda del tipo di servizio che dobbiamo fare possiamo impostare più ricette e il forno andrà a scandire il tempo e a dirci quando sarà pronta una ricetta rispetto all'altra. Il forno è dotato anche di un cassettino porta utensili, qui sotto come vedete abbiamo l'attacco per la USB, quindi possiamo scaricare le nostre fotografie all'interno del forno, le nostre ricette, i nostri piatti predefiniti. Abbiamo la possibilità di lavorare con una sonda ad ago per la cottura in sottovuoto, quindi sottovuoto significa cuocere un prodotto all'interno della busta e misurare all'interno del prodotto stesso la temperatura al cuore con questa sonda di cottura. Adesso passo la parola alla mia collega che andrà a spiegarci invece alcune caratteristiche dell'azienda. Allora, noi siamo molto contenti dell'esito di questo progetto. Abbiamo sviluppato questo forno così tecnologico con il contributo di un designer molto importante che è Mark Sadler. E c'è stato uno scambio molto interessante tra il mondo appunto del design e quello più tecnico da cui proveniamo storicamente. Con Mark Sadler si sono impostate tutta una serie di situazioni a livello di linguaggio che sicuramente saranno da guida per lo sviluppo futuro anche di tutti i nostri prodotti. Questa è una macchina che ci auguriamo possa così venire incontro alle esigenze degli chef più esigenti, così come di situazioni invece più strutturate, più standardizzate come i centri di cottura